Allora, una raccolta firme con dei contro e dei pro della chiusura degli ospedali di Imperia e Sanremo, è così? Sì, certo, certo. E abbiamo già esposto in vari posti, vari presidi, il problema di questo progetto della Regione Liguria di chiudere l'ospedale di Sanremo e di Imperia per farne eventualmente uno solo a Taggia, con un unico pronto soccorso che parte da Ventimiglia fino ad arrivare a Diano Marina. Questa è la realtà provinciale. E abbiamo ascoltato il pensiero delle persone che sono veramente esterrefatte da questo progetto. La cosa che abbiamo denunciato è che le persone non sanno niente, non sapevano niente, quindi riteniamo che sia doveroso prima di tutto, prima di decidere qualsiasi cosa, di informare le persone. Cittadinanza Attiva è nato anche per questo scopo, quello di informare. Noi siamo quasi quotidianamente per le strade con dei presidi e spieghiamo alla gente, abbiamo fatto anche dei volantini spiegando il pro e il contro, perché ci sono anche delle valutazioni favorevoli a questa idea, però dall'analisi che abbiamo fatto risultano decisamente inferiori a quello che sono invece gli svantaggi sia per i cittadini di Sanremo che per quelli di Imperia. Quindi abbiamo deciso di scendere per strada, è il caso di dirlo, con dei presidi e spiegare alla gente qual è questo progetto. Il riscontro delle persone è decisamente negativo, perlomeno io parlo soprattutto per la prima esperienza, che è nell'imperiese, dove abbiamo raccolto oltre 15.000 firme, ci avviamo alle 20.000 e da oggi, che il primo giorno che siamo a Sanremo, incominciamo la raccolta firme per sapere cosa ne pensano i cittadini di Sanremo. Questo brevemente è una sintesi dell'iniziativa.